Parlando di Industria 4.0, parliamo di miglioramento continuo dell'azienda, dove in questo caso si definisce un nuovo modello produttivo a beneficio di un incremento della produttività e anche della qualità dell'industria manifatturiera. Una conseguenza diretta di questo tipo di approccio produttivo è sicuramente la maggiore flessibilità, una velocità di produzione e ottimizzazione del monitoraggio dei processi in tempo reale, dove utilizzando nel manufacturing un migliore livello di controllo delle macchine in termini di robotica e di sensoristica, si producono analisi e benefici che permettono di essere più competitivi a livello globale e dare una riduzione del time to market. Enexio è un'azienda che si occupa di energia e si occupa di componenti per il raffreddamento dell'acqua di processo, comunque di raffreddamento industriale. Abbiamo implementato come Enexio degli strumenti di controllo di performance e di analisi produttiva nella gestione dei processi di produzione dei nostri prodotti. Stiamo anche valutando e analizzando nuovi strumenti di IoT per rilevazione, monitoraggio e analisi di predittività tramite wearable equipment che ci permetteranno di attuare un service ancora più tempestivo ed efficace, soprattutto quando il nostro operatore on-site può essere ed è i nostri occhi in linea diretta con il nostro ufficio tecnico. In questo modo possiamo analizzare e registrare dati in tempo reale che ci permettono di essere molto più efficaci in termini di intervento. Uno dei principali benefici dell'Industria 4.0 è quello di consentire alle aziende di avere un ruolo più competitivo lungo tutta la catena del valore, accrescendo la propria competitività sul mercato grazie anche all'analisi della sicurezza dei processi interni con un focus sulla cyber security. Tre parole chiave che descrivono il cambiamento con l'avvento dell'Industria 4.0 sono opportunità di nuove figure professionali e di business più efficace, interconnessione di ogni fase del processo aziendale tra clienti e fornitori e sicuramente i big data.